Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Le aperture sono il vostro tallone da killer, come diceva qualcuno. Allora, nessun problema, oggi voglio mostrarti una difesa che probabilmente avrai già sentito nominare. Se non la conosci, allora rimani qui e guarda tutto il video. Sto parlando della difesa Stonewall, ovvero muro di pietra. Come si effettua questa difesa? La si può effettuare principalmente contro un'apertura di donne, quindi D4. Qui si può rispondere in diversi modi. Diciamo che questo che ti sto per mostrare oggi è un sistema. I sistemi sono un po' quelle mosse che tu puoi fare indipendentemente da ciò che fa il tuo avversario. Puoi fare D5, puoi fare 6, puoi fare F5. Prima cerchiamo di capire l'assetto che deve prendere il nero affinché tu poi possa capire come giostrarti queste mosse. Andiamo a vedere. Quindi l'assetto del muro di pietra sta proprio nel inserire, di costruire una struttura pedonale in questo, di questo modo, con i pedoni principalmente su case chiare, il cavallo in F6, l'alfiere che è pronto a muoversi sulle diagonali scure. Ovviamente il vero problema di questo Stonewall è che dopo un arrocco, tra l'altro non è male avere la possibilità di aprire eventualmente la colonna F, e questo alfiere campo chiaro. Infatti una delle manovre tipiche per cercare di rendere attivo questo alfiere campo chiaro è alfiere D7, alfiere 8, alfiere H5. Bisogna avere molti tempi, però essendo una partita col centro chiuso, perché il centro sarà chiuso, sarà bloccato, si può prendersi il lusso di perdere così tanti tempi. Il cavallo, anche questo, dovrà posizionarsi in qualche modo. Di conseguenza, questa è una difesa molto solida che potrà mettere in crisi i giocatori molto tattici, spesso i giocatori che ricercano partite sanguinarie. Davanti a una situazione di questo tipo si possono veramente ritrovare in crisi e magari vi fanno dei sacrifici sbagliati proprio perché non riescono a gestire una situazione così complicata. Io personalmente odio questo sistema, anche se ovviamente ai suoi pro e contro hanno scritto tantissimi libri, sia su come giocare da nero la Stonewall sia da come distruggere la Stonewall. Andiamo a vedere per esempio un ipotetico sviluppo. D4, posso aprire con F5, però su F5 possono arrivarvi anche gambetti, robe di questo tipo, quindi secondo me la più sicura è senza dubbio D5. Su C4, gambetto di donna, potete scegliere a questo punto se fare C6 o E6. Io penso che il discorso non cambi troppo. Cavallo F3, C6, cavallo C3, F5. E ora insomma ve la potete giocare un po' come volete. Sparo, provo a fare un pochettino di robe, non so, E3, cavallo F3, alfiere D3, alfiere D6, arrocco corto. E la partita è assolutamente da giocare. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, ci sono tantissimi piani di gioco. Qui il nero può avere la possibilità di costruire un attacco sull'ala di re, chiaramente preparandosi e organizzandosi bene. Come dicevamo, il punto debole di questa struttura è questo alfiere C8 che rimane bloccato all'interno dei pedoni e ovviamente anche questo alfiere campo scuro rischia di rimanere bloccato, tant'è che una delle soluzioni migliori, uno dei piani di gioco principali del bianco in questo tipo di struttura è quello di cambiare il proprio alfiere campo scuro con l'alfiere campo scuro del nero, che questo è l'alfiere migliore del nero perché guardate come si destreggia in mezzo a questi pedoni bianchi. Se il bianco riuscisse a cambiare questo alfiere avrebbe finito tutti i suoi problemi, no? Quindi si possono pensare a piani in cui i due alfieri si guardano. Esempio, provo a fare una serie di mosse che possono essere simpatiche. Alfiere a 3, qui l'alfiere non può togliersi altrimenti si perde la torre e quindi a un certo punto o sarà il nero a cambiare o sarà il bianco che cambierà gli alfieri e quindi già diciamo che il bianco ha ricevuto un buon compenso perché la struttura pedonale del nero è tutta su case bianche, gli è rimasto questo alfiere bianco che è l'unica, abbiamo detto, via
per svilupparsi è alfiere H5. Chiaramente se il nero avrà la possibilità di cambiare un alfiere per un cavallo lo farà senza pensarci su un attimo, anche perché ricordatevi amici che nelle posizioni chiuse i cavalli sono più forti degli alfieri, perché possono saltare gli ostacoli, mentre gli alfieri invece sono forti in campo aperto. Quindi c'è da fare sempre questo tipo di considerazioni quando cambiate un pezzo, non fatelo mai a cuor leggero, cercate sempre di capire chi dei due avrà vantaggio da quel cambio. Quindi che sia un alfiere per un cavallo, un attore per un alfiere, bisogna sempre considerare. Si dice che il valore dei pezzi, sapete quei numeri, 3 all'alfiere, 5 all'attore, il valore dei pezzi in realtà è relativo, dipende dal contesto e dalla situazione in cui vi trovate. Dunque, se non avete voglia di studiare le aperture, eccetera, mille complicazioni, sicuramente la difesa Stonewall può fare al caso vostro. Potete cercare e trovare tantissime partite in rete in modo tale da vedere un pochettino come si sviluppano queste partite. È una difesa molto solida, una difesa che personalmente io per il mio stile di gioco non giocherei mai, perché devi solo attendere in qualche modo che la partita si sviluppi. E semmai può essere un buono schema se giocate contro un giocatore molto più forte di voi e ambite ad una patta, ad un pareggio, può essere sicuramente un'ottima possibilità per ottenere qualche punticino in più. Bene, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima con un altro nuovo video. Ciao da Matto Scacco! E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!